my feeling I don't wanna grow. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow. Benvenuti alla terza puntata di The Best Sandwich, il primo contest per il miglior panino del Nord-Est. Come in ogni puntata ci troviamo nella sede di Pordenone di Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto. 32 partecipanti, professionisti del settore, in ogni puntata avremo modo di conoscerne 4. Ma prima vi ricordo un po' il format. I concorrenti si sfideranno ad ogni turno presentando due panini, un panino tipico con ingredienti base indicati dalla giuria e un panino creativo con il solo limite del food cost inferiore ai 3,50 euro, quindi personalizzato dai concorrenti. La giuria dei 4 esperti, ormai iniziate a conoscerli, andiamo a presentarveli nuovamente: Sergio Lucchetta, Pietro Luisio, Mariella Trimboli e Carlo Napo. La scorsa puntata è stata vinta da Loredana Cotreanu del Dolomitico di Trieste, ma c'è un altro vincitore, quello che fa riferimento al contest, grazie alla Fulovest Bank. Chiamo subito Marcus Maurmeier assieme a Giovanni Innocente, responsabile della filiale di Pordenone. Io inviterei la rappresentante di Claudio Catarin di Susegana, che tra l'altro ha un locale molto particolare che si chiama Osteria 6+3. Sì, io ho l'onore di consegnare il premio, di ricordare che siamo a Pordenone, siamo in via dei Molini numero 7, per chi non lo sa, quindi credo che sia anche corretto dare l'indirizzo, e ancora complimenti per la trasmissione. Il premio è sempre un buon acquisto, pari a 50 euro per la prima tornata, poi ci sarà la grande competizione, metteremo in palio in corsa tutti quanti i concorrenti per il gran premio finale, che saranno 250 euro appunto in premio di buon acquisto presso una struttura commerciale qui in provincia di Pordenone. L'importante è votare su Fulovest Magazine i panini di questa nuova giornata, di questa nuova puntata, e poi ci rivedremo la prossima settimana per premiare chi ha vinto il contest dei contest di Fulovest Magazine. Vi ricordo che ogni settimana il venerdì è in edicola, trovate in edicola il settimanale del Friuli, dove all'interno troverete l'intervista al vincitore della puntata precedente di The Best Sandwich, i vari panini e tutte le curiosità relative alla trasmissione The Best Sandwich. Quindi vi ricordo il Friuli settimanale in edicola ogni venerdì. Siamo pronti per presentare i 4 concorrenti. Partiamo dalla prima, è una donna, Raffaella Moratti, della trattoria Quadrifoglio di Bagnaria Arsia. Sono Raffaella, gestisco con la mamma e le sorelle una piccola trattoria vicino a Palmanova, Bagnaria Arsa, una trattoria piccola ma con una grande storia. Ha iniziato la mia bisnonna nel 13 e dal 13 ininterrottamente si è portata avanti. Dobbiamo partire con il tempo. 10 minuti. Sì, quindi anche questo non vorrei rovinare. Che cosa? 60 anni di tradizione di mia mamma. Questo sarebbe grave. Consiglio di scaldare un po' il pane, sì, perché mantiene caldo anche il resto, okay, e diventa un pochino più legato, croccante, più okay, questo. Quindi a me piace, se devo fare un'osservazione mi sento di fare questa. La cosa più importante è l'uso della materia prima, e qui vediamo un esempio di eccellenza, cioè perché ci sono materie prime veramente buone. Grazie. E un panino non può venire male se si usano materie prime buone. Anche a me è piaciuto il panino, ma sono d'accordo sullo scaldare. Su scaldare perché, il pane. Perché gli ingredienti sono stati ben equilibrati, però tende ad essere un po' forse piatto, no? Nel senso che non emerge nulla. Se noi lo scaldiamo dal punto di vista olfattivo, riusciamo aumenta probabilmente a percepire qualcosa in più che si accompagna piacevolmente alla piacevolezza poi, okay, del panino stesso. Thank you.
Il secondo concorrente che ci preparerà il suo panino tipico è Michael Adams della Tacomania di Roveredo. Eccolo qui. Siamo pronti, Michael? Sì. 10 minuti di tempo al via. Vai, Michael. Crema di mandorle e nocciole. Quindi stai... Sì, nocciola. Stai unendo un po' quello che sono, sì, delle cose tipiche italiane con un retaggio... Sì, un po' statunitense, un po' stile quello. Burro e olio? Cioè. Zenzero. Zenzero? La salsa oltre le nocciole, le mandorle, le noci e le mandorle? Praticamente il grasso della pancetta messo da parte viene riutilizzato. Ti piacciono i grassi? Sì. Mi sembra di aver capito che dalla piastra eccetera ti piacciono molto i grassi. E secondo me un panino deve essere bello unto. Deve essere pengio. Però hai detto che non è peperoncino. No, non è piccante, cioè, è sempre dei... A parte del peperoncino, ma non è piccante. Ma l'hai già provato? L'hai mangiato tu o noi siamo proprio i test del panino? Sì, l'ho già mangiato, ah, già okay. Assaggiato. Okay. Sì, sì. Sì, non servo mai ai tavoli, non so se si vede. Non è piccante, quindi è buono, no. È buono come panino. È molto coprente sicuramente, come si fa... Si fanno fatica a sentire i singoli gusti. La concentrazione, i gusti sono tutti molto... C'è quello che si sente di più, quello che si sente di meno. Di base non puoi dire che il panino non è buono. È un panino che ti fa mangiare, lo mangi, ti sazia, però nella degustazione manca qualcosa. Il suo panino tipico, Manuel Zamarian del bar Blan di Gemona. Io sono Manuel Zamarian, ho il locale Gemona del Friuli, birreria paninoteca. Facciamo principalmente panini, abbiamo un'ottantina di tipi di panini, tra club sandwich, panini, vari tipi, hamburger. Quindi maionese fatta in casa? No, maionese la compro una marca molto delicata, perché sennò sarebbe troppo acida. La salsa rosa, sentire lo stesso gusto della maionese, senza far nomi di diverse maionese forti, non mi piace. Mi piace che sia una cosa abbastanza delicata. Questo lavoro era iniziato come un lavoro, diciamo, extra. Fine settimana, dopo insieme a mio cugino abbiamo aperto un altro locale, l'avevo imparato a fare lavoro e mi sono appassionato a questo lavoro. Come abbinamento è uno dei classici, no? Quindi secondo me è un abbinamento classico che è molto buono. Gli dà questa sapidità all'asino, sicuramente è salato come formaggio. Io magari non lo metterei così in purezza, magari lo monterei con, insomma, cercherei di dargli, di togliergli un po' la sapidità, sì, leggermente. Allora, mi piace, però vorrei farti due osservazioni. Certo. C'era una parte del panno molto calda e uno freddo ormai.
Sì. Quindi non legavano quella sopra e quella sotto. E il prosciutto l'avrei tagliato un pochino più alto, un pochino più grosso, vorrei sentirlo un pochino di più in bocca. Per quanto mi riguarda invece la zucchina l'avrei tagliata forse ancora più sottile e l'avrei grigliata un po' di più perché è bagnata proprio. Il quarto concorrente, Marco Toffolon di San Vito al Tagliamento, Via Vai Caffè. Eccolo qua. Toffolon Marco, sono titolare di Via Vai Caffè San Vito al Tagliamento, è un paesino, sono qua vicino. E niente, abbiamo un bar all'interno di un centro commerciale, abbiamo anche altri servizi. Ho voluto prendere tutti gli ingredienti che sono stati presentati o che ho, diciamo, dati a disposizione per... Sì, sono stati indicati dalla giuria. Esattamente. E perché? Perché tutti quanti per me rappresentano appunto la regione. Perciò ho voluto mettere la regione dentro il panino e dividerlo, ecco perché ho chiamato un po' FVG, nel senso non dividerlo come regione, però come tipologia di ingredienti, cioè tanto in un'importanza appunto alla Giuliana, alla parte giuliana, cioè il cotto di Trieste, dove c'è appunto la cipolla di Orizia, mentre dando importanza anche all'altra parte, c'è il prosciutto crudo, la cipolla di Cavasso e il formaggio d'asino, sono tutti, sono due... Così metti d'accordo tutti? Esatto, ecco, in un panino mettiamo tutti d'accordo, speriamo che poi piazza alla giuria, insomma, a tutti voi. È una pipetta, praticamente una prima pipetta che è anche sterilizzata per alimenti, però si usa anche in campo farmacologico, per le provette. Ecco qua, prego. E il primo panino che ha una creatività nel tipico, che è una cosa che a me, Sergio, devo dirlo, piace un casino. Sì. Penso che sia il futuro, no? Quello di reinterpretare quello che hanno fatto i nostri nonni, anche magari con delle cose carine, no? Quindi poi ecco, deve essere anche buono. Allora, sicuramente sono due panini, sicuramente siamo in Friuli Venezia Giulia e quindi non possiamo mettere un udinese con un triestino e un pordenonese con un udinese. Se io vado ad assaggiare i due panini separatamente li trovo interessanti, e trovo più equilibrato quello giuliano-triestino, pur essendo anche quello che magari in bocca ti dovrebbe dare più la sensazione di grassezza, però c'è un suo equilibrio, mentre l'altro questo equilibrio si attenua perché c'è la componente c'è una componente di amaro che ti rimane e ti persiste in bocca e non lo trovo tanto equilibrato. Dei panini tipici. Sergio Lucchetta. Partiamo dal quarto. Michael con 120 punti. Terzo Manuel Zamarin con 129 punti. Al secondo posto Raffaella Morati, Trattoria al Quadrifoglio con 150 punti. Al primo posto Marco Toffolon con 155 punti. Per Via Vai Caffè. Vi garantisco si può ribaltare perché è già successo, quindi datevi da fare. Siamo pronti per conoscere i panini creativi, quindi totalmente personalizzati dai concorrenti. Ricordiamo che c'è però un elemento che devono ricordare, ovvero il limite del food cost inferiore ai 3,50 euro. Entra la prima concorrente, Raffaella Moratti, Trattoria Quadrifoglio di Bagnare Arsa. Eccola qui, ciao. Raffaella, tu hai 10 minuti. Via col tempo.
guanti quando sì. vieni in cucina. Sì, no, si accorta, i guanti. Metti i guanti. Sì. Non c'è creatività. C'è il panino col salame, buono, il panino col salame. Probabilmente guarderei un po' le dimensioni delle fette perché le trovo un po' troppo grosse, però sono d'accordo, non è un panino creativo, è un panino, un ottimo panino tipico. Il secondo concorrente che ci presenta il panino creativo è Michael Adams della Taccomania di Roveredo. Eccolo Michael, vieni. Viva. La carne, no? Mettono la brace sopra una campana che mediamente però è di cemento, una campana di... Panino anche questo carico. Eh beh, chiaro, come va fatto? Andrebbe preso così, così, devi prenderlo così e schiacciarlo sulla faccia, no, di schiacciarlo sulla faccia per essere sicuro di mangiarlo bene, e più ti sporchi più è buono. Io lo lascio agli americani. Lascio agli americani, a chi vuoi. Ho qualche problema a assaggiarlo. Perché no, non riesco a sentire tutti i gusti assieme, quindi non riesco a capire come stanno assieme, no, i gusti. Posso assaggiare un ingrediente per volta e posso dire sì, questo è buono, questo non è buono. Presentiamo il terzo panino creativo, quello di Manuel Zamarian del Bar Blanc di Gemona. Eccolo qua. Con questo panino io vi consiglierei una bella Grimbergen Double, una birra rossa doppio malto, che è dolcina come birra, non è una birra forte, perché c'è già il panino che comunque col patè d'olive ci andrà a sentire, le melanzane stessa cosa, una Double per me è l'ideale. Secondo me il panino è abbastanza buono, però anche questo io non riesco a considerarlo un panino creativo.
perché praticamente ha degli ingredienti che rispecchiano un po' i panini tipici che mangi nei locali. E a me disturba il patè di olive, ma questa è una cosa mia perché personale. Sono un amante del patè di olive. Nell'insieme è gradevole. D'ora andiamo a conoscere il quarto panino creativo dal nome La Mia Coce. Ce lo presenta Marco Toffolon del Via Vai Caffè di San Vito al Tagliamento. Buonasera. Eccoci qua. La mia coce. Chi è la tua coce? La mia coce è sempre quella. Lei. Lei. Eh sì. Il mio, no, poi c'è lei e il mio staff. La coce la conosciamo, è la zucca. Io, a me piace moltissimo anche utilizzare prodotti di stagione quando, quando c'è la stagione di un prodotto, usare quella, insomma, cercando il limite. E questa è una gelatina a verduzzo, semplice, insomma, una riduzione un po' di verduzzo, un collagene, che è la folla di pesce. All'interno ci ho messo però un acino di uva, pizzutella, senza semi, così un po' mi crea il contrasto acidità e dolce. Io starei un pochino più attento al gorgonzola. Sì. Tende a coprire parecchio. Sì. Proverei a fare qualche variazione sulla tipologia del pane, perché tende ad essere un po' troppo pastoso assieme a tutti gli ingredienti che hanno una buona scioglievolezza in bocca, no? L'ho provato mettendo dentro la gelatina e va a portare a equilibrio anche al discorso gorgonzola, che forse senza la gelatina è un po' troppo... Certo, grazie. Allora, siete pronti per conoscere il risultato finale, per scoprire il prossimo concorrente che andrà avanti? Allora, partiamo dal quarto classificato di questa puntata. Il punteggio del panino creativo è 40 punti con i 120 del panino tipico, un totale di 160, e Michael Adams del Tacco Mania, quindi quarto posto per lui. Al terzo posto, 80 punti il panino creativo, con i 150 del panino tipico raggiungiamo 230, Raffaella Moratti della Trattoria Quadrifoglio. Allora, il primo classificato, e quindi continua The Best Sandwich, 161 punti il panino creativo, più i 155 del panino tipico raggiunge un totale di 316, ed è Marco Toffolon del Via Vai Caffè. Secondo classificato, Manuel, 119 punti panino creativo, quindi 119 punti per il panino creativo, più 129, è raggiunto 248. Grazie a Sergio Lucchetta, Pietro Luisio, Mariella Trimboli, Carlo Napo, grazie all'organizzazione del Pala Gourmet. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre puntuali alle 14.45, alle 13.45 ogni sabato, e poi in replica alle 22.45. Seguiteci del Best Sandwich ogni sabato. Nothing ever seems to turn it right.